Un detenuto fa esercizio nella sua cella, tatuaggi conosciuti, fisico asciutto, sembra vita reale, ma è solo fiction. Catanese, muoviti! Te ne vai! Fabrizio Corona interpreta un mafioso che torna in libertà. Pare una scena già vista, quella del carcere. Il cortocircuito fra storia personale e finzione è inevitabile. Il re dei paparazzi, dopo 80 giorni in prigione, nel 2007 lasciava San Vittore. Ivo Catanese, di Squadra Antimafia 2, trova subito nuovi guai. Ciao Catanè, che bello rivederti. Dai, monta. Dai, ci sono un sacco di piccioli per te. Nella serie televisiva il picciotto è pronto a uccidere per i piccioli, i soldi. Una donna? Chi è? È una sbirra. Si chiama Claudia Mares. Sarà sorvegliata. Da solo non lo posso fare. Certo che lo puoi fare. Nella realtà, durante il processo sui fotoricatti, Corona fu descritto come un uomo accecato dalla bramosia di denaro. Davvero hai intenzione di trovarti un lavoro? Magari riprendo il pugilato. Ero bravo. Le storie della vita e quelle di fantasia spesso non sono così scontate come sembrano e dietro all'eroe negativo Catanese Corona forse c'è ancora molto da scoprire. Mi piace un sacco.